Eccolo qua, direttamente da Colorado Caffè, arriva Omar Fantini, un grande comico, pronto per far divertire tutto il popolo del poker, no? Guarda, ci provo, anche se sono tutti sempre molto concentrati, ho paura che anche domani con le fiscettine durante lo spettacolo siano lì a fare le cose, però sì, sicuramente sarà una bella serata, tra l'altro molto ricca, per cui mi aspetto di divertirmi anche oltre che cercare di far divertire gli altri. Tu rischi un po' perché c'è il derby. E quindi me li trovi magari alcuni nervosi, alcuni in delirio totale. Quello non l'avevo valutato, essendo io un totale inesperto di calcio. Ma un bel pareggio, tipo che fa contenti tutti. Due rigori all'ultimo e al penultimo minuto, per dire quelle cose che almeno uno dice ah, no! E poi rito e restano lì, no, per dire. Cosa vuoi? Se tu non sei esperto di calcio, sai che l'Inter quella partita la vorrebbe vincere. E qui il clima... Ci sono anche i gufi, no? Perché trovi lo Juventino che è lì che spera ancora di vederli soffrire tutti. Chi spera che venga sospesa per neve? Allora, magari in alternativa mandiamo una bella commedia sexy anni 80 con una Barbara Boucher con le tettine di fuori, così almeno tutti sono belli pacifici alla fine dell'incontro. Per me che tifo Bologna in particolare, quindi di Milan Inter me ne frega poco, io prendo tutta la vita un Edwin Fenech piuttosto con Ibrahimovic, sai com'è? Io mi sposo a pieno, guarda, io tra l'altro sono di Bergamo, quindi simpatizzante dell'Atalanta, per cui non ho, insomma, nero azzurri anche quelli volendo. Sì. No, però guarda, non temo nulla perché sono sicuro che poi, visto lo spettacolo e gli ospiti che ci saranno oltre a me, sono sicuro che gli animi splaccheranno in un attimo. Sì, in effetti avremo Francesca Fioretti, la splendida Melina Tognolo, e arriva anche Emanuele Arcuri, insomma. Io direi adesso, meglio di così, cioè sinceramente io, anche se ti fassi calcio, me ne sbatterei un po'. Sì, io il derby lo lascio perdere, io anche se sono della curva delle brigate rossoneri, io dico no, io guardo l'Arcuri. La fossa dei leoni era, no? Esatto, c'era, sì, c'era la fossa dei leoni, c'era le brigate rossonere, c'era di tutto, ma sai, io non faccio testo, io ho la mia squadra onesta che va avanti così, per cui mi concentrerò sicuramente sull'Arcuri e sul tuo cabaret. Ma è difficile fare cabaret nel mondo del poker? È la tua prima esperienza? No, è la, sì, diciamo che è la prima esperienza in un torneo soprattutto così grande. Sinceramente non credo che sia così complicata, anzi in realtà guardavo un po' adesso durante il torneo e il, diciamo che l'età, che non è neanche così eterogenea, bella concentrata, è sulla mia generazione, quindi anzi sarà molto divertente riuscire a coinvolgerli riguardo a noi. Quindi il grande momento del poker va avanti ancora per tante ore, innegabilmente, perché è un grande torneo, ma poi inizia lo show, e lo show sarà in compagnia di un grande artista come Omar Fantini da Colorado Caffè. Buon divertimento.